La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Ho appena trovato un tizio totalmente a caso sopra sto tetto in T-pose. Tra l'altro poi muove anche gli occhi, cioè li sbatte, però è fermo, guardalo. Guardalo. Ma perché? So che forse non dovrei, però io vorrei colpirlo per vedere se si ripi... Ecco. No, guardalo. È ancora in T-pose. Caditi sotto, dai. Ti prego, non voglio spingerti io. Niente, vabbè, allora ascolta, mi dispiace, sappilo. È morto, vabbè. È morto ma non in T-pose, dai, almeno. È morto libero. Che bello che quando sei in karma buono c'hai tutta la gente che ti aiuta. Ma come fa a esserci il tipo di ghiaccio lì e anche la schifezza sopra il tetto? Capisco il tizio di ghiaccio, ma il mostro vermoso magari anche no, dai. Sei un tipo in gamba, Cole. Lo so, c'hai ragione. Ancora un altro frammento e otteniamo un'altra sfera di energia. Ed dovrebbe ecco un ultimo frammento. A posto. So che non dovrei farlo, ma vorrei vedere cosa succede se gli sparo a Zeke. Però facciamo i bravi amici e non lo facciamo. Massima comodità. Amici, fermiamoci un momento a ricordare i tempi bui, quando i mostri sono sciamati da... Ah, certo, certo. E questa ragazza qui, chi dovrebbe essere? Vabbè, basta sentire le cazzate di Bertram, andiamo. Ehi. Che scarpe strane che ha Cole. Lo sapevo che lo spegneva. No. Zic. Parte migliore. Mamma mia. Vabbè, usiamo il nuovo nucleo esplosivo. Ma dai, addormentato ubriaco. Vabbè, ci sta un po' di calma ogni tanto, eh. Ci sta ogni tanto. Me la ricordo sta scena con lui ciocco ubriaco e lui che usa il nucleo. Sembra uno di quei meme tipo dietro di te succede il caos e tu sei lì tutto ubriaco, tutto il tuo amico che sta morendo dietro e tu non te ne accorgi. Assorbi l'energia di un altro nucleo esplosivo. Beh, quello che non ti uccide ti rende più forte. L1 e R2 per proiettili verso il bersaglio. Senti più forte. Oddio. Questo sì che arrampicarsi. Beh, non è sto gran potere, però. Anche perché il lancio di ghiaccio, a parer mio, è ancora meglio perché questo sì è utile. Alla fine non usi più il tasto R2 fino a che non usi L1. Fratello, ho sentito che Bertrand sta caricando qualcosa di grosso sulle navi mercantili a porto. Sono qui, Forse il primo carico di conduit fatto in casa. Scommetto che quelle potenze straniere hanno pagato Bertrand in anticipo. Secondo te si arrabbia se gli manometto le navi? Pensi che uscirebbe dalla sua tana? Forse si arrabbierà così tanto da trasformarsi in quella specie di insetto. A quel punto ci facciamo da parte e lo lasciamo con la bestia. E tra l'altro sta parlando per davvero. Stava parlando per davvero.
Credo di sapere quale sia la missione di adesso. Eccoci qua. Il volto del cambiamento. Zeke, sono sulla banchina. Le navi di Bertrand sono ancora lì. Devi salire a bordo e manometterle prima che salpino. Prova con i verricelli delle ancore. Sono elettrici. Ottima idea. Ok, quindi dobbiamo andare fin lassù. Oh. Signori, via tutti. C'è un combattimento in atto, se non si fosse capito. E via. Berman, raggrupparti! Iniziamo. Davvero? Se ci sapessero cosa avevano in mente di fare. Chiedo se forse... Sto combattendo, Zeke. Ah, giusto. Scusa. Sì, non adesso. Grazie. Che tra l'altro adesso... Ah già. Niente, il lancio di ghiaccio, still the best. Fatelo portare! Ok, qua è stata una mossa un filo rischio. Ecco qua. E via tutti dai coglioni. Quanti me ne mancano? Uno. Via libera. Ok, devi trovare un modo per danneggiare quella nave. Agli ordini, capitano. Che ne dici se... Vai in fretta! La stiva di una nave di quella stazza può contenerne a centinaia, non di più. No, vabbè, non era quello che dovevo fare. Questa nave non va da nessuna parte, raggiungo la prossima. Sono fiero di te! Devono ancora inventare una macchina che tu non possa rompere. Grazie. Che è... quella di là, ok. Ah, che bello. Allora, l'unica cosa buona di sto laccio di fulmini è che abbiamo davvero la possibilità di avvicinarci da una distanza molto più ampia. La realtà è che il lancio di ghiaccio è ancora più pratico nel momento in cui ti devi muovere velocemente. Ecco qua. Tanto finché sono qua sopra non mi possono prendere neanche questo tizio qui. Kaboom. Morto? Credo di sì. Sono talmente in alto per... Vabbè, ma tornerà come prima. Ecco qua. Dicevo, sono talmente in alto per loro che non ce la fanno neanche a prendermi. Ecco qua. Visto che ne avevo uno gratis, ho deciso di usarlo. Morto? Credo di sì. Ah, fantastico, c'è l'amico lì in fondo. Da questa distanza, in teoria, dovrei essere al sicuro, vero? Da questa distanza lo colpiamo facile. Ah, tirano fuori l'acqua. Pesante, eh? Il problema è che mi sono dovuto avvicinare, perché sennò, quando arriviamo alla parte finale, esatto, non posso sconfiggerlo. Prima gli dobbiamo togliere il faccino e via. Ma in realtà sai che mi sa che posso ucciderlo uguale, ma non mi ricordo. Forse? Dai, bello. Kaboom, il tizio di ghiaccio. Crack, si spacca in due. E via. Si va a buttare giù un'altra nave. Sì, eccolo il momento che mi ricordavo. Ma che diavolo? È bello John. Vederti, Negrat. John, tu sei morto. È vero. Ero morto. Per un po'. Mi sembra ancora di sentirla. La raggiosfera che esplode. E mi dilania. Atomo per atomo. Ma non so come. Qualcosa di me è rimasto. La voce però è diversa. Ho dovuto rimettere i pezzi insieme. Hai la minima idea di quanto sia difficile. Non capisco. Se non sei un fantasma, devi essere una specie di conduit.
Perché sei qui? Voglio mostrarti una cosa. La voce però non me la ricordavo, è molto diversa. Vedrai le pipe. Dimmi dove sei. Raggiungimi al ricovero degli infetti. Devi vedere il diverso. Arrivo, arrivo. Dammi solo un attimo, ecco appunto. Adesso possiamo vedere all'interno delle persone. E non mi ricordo se quelle rosse sono quelle infette. L'epidemia si sta diffondendo. Pensi che sia solo a New Marais? Ha colpito tutta la costa est e milioni di infetti. E tra poche settimane sarà anche peggio. Vabbè. E il governo? Loro non possono fermarla. Invece noi possiamo. Ovviamente, te lo farò vedere. Perché? Una delle vittime nel ricovero è un potenziale conduit. Usa il potere che ti ho dato e trova. Sì, stavo per dire il motivo, ma poi mi sono reso conto che è mezzo spoiler. Però vabbè, se state guardando questa serie, probabilmente molti voi già lo conoscono il motivo del perché dobbiamo controllare tutti gli infetti ora. Cura la donna speciale. Scusa. Prego, non farmi. Eccoti qua, ecco. Ciao. Curala. Niente. Queste persone sono già morte. Non c'è niente da fare per loro. Ma lei è diversa. Per via del gene conduit. Io ho il potere di salvarla. Attivare quelli come noi. Ma c'è un prezzo da pagare. La bestia. Kaboom. E la tizia ora si avvicina e dice grazie, se non ricordo male. Grazie. Grazie. Cosa? L'umanità. Sì, vabbè, buongiorno. Aiutami a salvare ciò che posso. Il volto del cambiamento. Il tuo karma è immutato. E ora ci dovrebbe chiamare qua per dire che cazzo è successo. Ehi ragazzi, Bertrand si è barricato nel Molloy Building in attesa di un elicottero. Purtroppo non arriverà mai per colpa di un ignobile sabotaggio del qui presente. Bel lavoro Ziggy, assalterò sulla piattaforma d'atterraggio. Questa volta è nostro, se si trasforma di nuovo in quel mostro i miei ragazzi gli punteranno addosso uno dei riflettori creati da Zeke. Ah, che bello, finalmente si utilizzano i riflettori.